diciamo che devi darti, magari prova a darti proprio la. Io mi sono No, dato sai la regola. cosa? Che sei passato da più 500 a meno 500 in poche ore, no? In 4 ore. E quindi lì poi dopo devi decidere dove uscire, perché non puoi star lì attaccato, no? No, quando ti ha fatto, io ti dico, tu sei uscito anche molto, cioè 0,60 e 61 e 68, vedo qui, quindi sei uscito molto dopo. Secondo me già dopo il 4 ore che ti ha fatto questo, io sarei uscito alla Sai chiusura. cosa? La vediamo ora, no? La seconda barra, diciamo, dopo la chiusura delle 13. Ma in una prima fase aveva rotto il minimo e poi aveva recuperato. Era tornato di nuovo a breakout, a break-even, scusa. Se No, no, ma io sto parlando di metti... questa. Io sto parlando di Sì. questa. Lì andava subito chiusa, dici. Cioè, alle 17, non Sì. subito. Allora, nel mentre io l'ho vista, ho fatto anche la live su YouTube, ho visto, aveva fatto così, rimbalzato, quindi sembrava volesse veramente partire su. Ma comunque, al di là che durante la news non van chiuse, secondo me, a meno che hai fatto una cosa che non ti senti più tua, va bene, chiudi, però. Allora, alle 17 l'ho chiusa poco dopo, in realtà, perché se metti il time frame ancora più basso, lo vedi, no? Che sono uscito subito dopo la chiusura delle 17, ma quello che ha ingannato è che se metti il time frame, ad esempio, a un'ora, È questo. è che dopo la barra in forte volatilità è tornato su a BE praticamente, no? Le Ah. dicevo... E quello aveva di nuovo ingannato. Poi dopo alle 17 ho visto che ha chiuso basso così, poco dopo Perché dici che sono dopo la candela delle 17, questa, lui prima di rompere è andato uscito... molto È su. bravo, è tornato su, è tornato Allora, siccome indietro. c'era questa, tu dovevi spostare lo stop qui. Ah, ecco. Questo stavo dicendo io. Cioè, quando ti fa questa, secondo me a 61,90 e non 61,68, che comunque è parecchio più in giù, andava rotta, andava chiusa, scusami, andava portato lo stop lì. Quindi tu eri entrato a probabilmente qui, mi viene da dire, circa 62,10 secondo Sì, me. sì, sì. Ne E qui andava chiusa, quindi magari invece di 500... prendevi 300, 200, Avevi un ragione. costo di 300, sì, sicuramente 300, che comunque è sempre buono tenere il costo basso. Quando la price action ci dice il contrario, è vero che lui tornava su bene, se torna su lo tieni, ma intanto ti sposti qua. Se rompe, non leghiamoci al fatto, sì, perché qua tu ti sei, su cose normali a livello umano, si lega al fatto di dire, siccome ero in profitto di 500 o di 100 o di quello che è. Tu non vuoi, cioè, non vuoi, no, ma è così, eh? Cioè, sai quante volte è successo anche a me che allora poi non vuoi demordere sull'operazione, ma siccome me li davi prima, perché non me li dai più adesso, no? Allora si lega a È queste cose, vero. non è, è tutta una questione mentale, no? Allora dobbiamo estraniarci su questo, rimanere neutri. Io stamattina, quando sono andato a vedere il mio dollaro yen, che ieri ho venduto in limit, ho provato senza lo stop, quindi con senza lo stop, senza il sell stop, sell limit. Stamattina, quando ho visto che stava facendo determinate cose, io non ho cambiato la mia idea su dollaro yen. Per me è ancora short e se mi fa qualcosa rientro. Ma in quel momento quello che mi stava dicendo è: io adesso le prossime 4 ore vivo con speranze al fatto che mi vada in profitto. Ha senso? No. Allora, la vivo neutro. Se io non fossi dentro quell'operazione, come andrei a analizzare la faccenda? Lì entrerei long, lì rimarrei short. Stessa cosa qui. Se io vedo una cosa del genere, con quel weekly precedente, il daily, e questo qua, lì, non ti metteresti short? Sì. E quindi tu, che hai la posizione long per altri motivi che sono legati all'FTV daily, eccetera, però lì, anche perché non stiamo parlando di un grafico a 15 minuti qui, stiamo parlando di un 4 ore Eh che sì. durante, tra l'altro, un dato importante ha dato una volatilità che conferma almeno un movimento facile short. Quindi mi sposto. E se magari è solo una fiammata di quelle 4 ore, euforia di quel momento e riparte, probabilmente non avrebbe mai fatto lo swing, non avrebbe mai rotto e adesso saremo qua sopra e tu non avresti colpito il tuo stop perché è così. Quindi a volte come dire, ci si incastra in determinate situazioni più che altro mentali. Perché questa è una cosa, io l'ho vista su di me, che quando io sono in profitto, ecco perché ultimamente
utilizzo molto trailing stop, perché una posizione che mi è andata in profitto di X deve almeno darmi un profitto di Y o un break even, ma non deve più tornarmi in perdita. Al massimo si rifà, si rientra, ci sono tutte le modalità, possiamo fare qualsiasi cosa, ma una posizione così no, perché è più il fastidio, il dolore, la, no, che provo se mi torna negativo, che dopo tu non riesci più a chiuderla perché dici è cazzo, 3 ore fa mi davi 500, adesso me ne togli 500, ma perché? Perché purtroppo è così. Allora, se noi la gestiamo in quel modo, diventa impossibile che avvengano delle cose del genere, e quindi crei, diciamo, una non gestione di questo, se vogliamo, o se a volte accade questa cosa, e tu lo devi quindi riconoscere, la consapevolezza della situazione, riconosci la situazione, sai che potresti ragionare sul fatto che, siccome non vuoi perdere da una posizione che guadagnavi, che è normalissimo, è umano, a quel punto bisogna gestirla con spostamento dello stop e, nel caso, perdere meno. Quello lì è l'insegnamento che la prossima volta gestisco subito. Mercato fa uno swing, riparte, sposto, fa uno swing, riparte, sposto, mi ha dato 500, vabbè, me ne dà almeno 200 però. Me ne dà anche break even, mi dà anche i 10 euro che ho fatto di spread per entrare, va bene, ma non vado a... Ecco, queste sono cose che sono successe tante volte anche a me, e quindi te lo dico, è una cosa normale, è un qualcosa di umano, no? Ce l'abbiamo quando con Anto parliamo nei corsi, Anto parla e ogni tanto fa la storia dai primitivi ad oggi, no? Perché? Perché certe cose le abbiamo ataviche, ce le abbiamo dentro, sì. Sono nostre. E queste gestioni, è vero che non facevamo trading nel chissà quando, ma ci arrivano degli impulsi che sono nel trading poco efficaci. Radicati. Magari in altre situazioni possono anche essere efficaci, no? Ma nel trading, magari anche nell'investing di lungo termine, ma nel trading no. Nel trading bisogna essere molto, prendere decisioni in maniera rapida ma lenta, e che siano quelle soprattutto in base, noi facciamo la price action, noi guardiamo i prezzi, per entrare guardiamo i prezzi, per uscire guardiamo i prezzi. Questo è bella lezione. No, vabbè, visto che da queste operazioni poi io imparo anch'io, quindi diventa sempre un andare a avere, che a me piace. Poi tu sei anche, ormai possiamo dire, Davide, sei anche bravino, mi piace come operi, ormai hai il senso delle cose, sei molto, anche quando, vabbè, qualche stop o fai qualche per tipo qua, no, ormai si poteva gestire un po' meglio anch'io, mi riguardo qua, potevo gestirla meglio, quindi. Però vedo che stai lavorando molto bene. Poi mi piace anche come hai completamente sterzato Q2 e Q3, cioè proprio gli hai dato una sterzata bella, 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 piena. Quindi non ti sei, come dire, non voglio dire pianto addosso, però non ti sei, no, spaventato. Spaventato, sei andato avanti, anzi, hai continuato a operare anche decisamente in maniera attiva. Bene. Quindi ogni trade è la sua storia, quello che c'è dietro non conta più, quello che è chiuso ormai, è chiuso, perdita o profitto, ormai è andato. Anche lo stesso drawdown del Q2, avevi fatto un discreto profitto Q1, fu un drawdown evidente nel Q2, uno veramente può essere un po', no, andare. Q3 non è neanche recupero il drawdown, Davide. Le perdite non si recuperano, si fanno nuovi profitti. Pensala così. Quello che c'è dietro è un periodo che ti ha insegnato le cose, anche il Q1 ti avrà insegnato le cose. Bene, adesso guardiamo oggi, quello che è stato chiuso è chiuso, ci sono nuove situazioni, bene, facciamo il meglio che c'è in questo momento per oggi, domani, dopodomani. Boom, chiudo. Chiusa, poi quelle cose là si riguarderanno magari tra qualche mese, le riguarderai tu stesso, le guardiamo insieme,
per migliorarti, però poi quello che è andato, perché altrimenti è come quello che gioca e fa la partita e cerca di fare canestro e c'è il tiratore fortissimo che fa 0 su 10 i primi due quarti, però statisticamente questo solitamente non fa 0 su 10, fa 6 su 10, 7 su 10 e non deve più tirare? No, questo è la forza dei grandi è fare l'undicesimo tiro come se gli altri 10 non ci fossero stati. E noi nel trading è la stessa cosa. Il trader bravo è colui che quello che c'è stato ieri non deve più esistere. Che sia un gran profitto che ti può portare poi all'eccitazione, all'euforia, all'onnipotenza, e che va malissimo. Stessa cosa se è stato un drawdown o una perdita o un qualcosa che ti può aver generato invece emozioni più negative. Non esiste più. Quello è stato. È passato. Stop. Oggi presente, il Nea Zelanda quota 62,57, sta recuperando il livello. Bene, lavoriamo solo su sta roba qua. Cioè, dobbiamo cercare, e non è facile, è difficile, sono le cose difficili del trading, perché poi come tu vedi le strategie le sai fare bene, le capisci, il trend, non, a livello tecnico ci stai dentro alla grande. Devo dire, per quello che hai fatto, adesso tu sei al mese di il Q3, sei a più 3.257 euro, cioè comunque stai messo bene, praticamente con gli altri che hai fatto nel Q1, sei praticamente messo bene, cioè è stato un Q2 che ti ha insegnato delle cose, a me stesso ha insegnato delle cose, ci sono dei periodi, io in tutti questi anni ho avuto dei periodi miei storici in cui ho visto che il mercato mi ha insegnato delle cose, bene, prendiamole, però insomma anche il risultato, credo che il risultato economico confermi che come stai lavorando sia il giusto modo, continua così, non farti, non gestire emotivamente, tipo qua è stata un po' emotiva, perché tu hai detto prima, fino a 4 ore fa ero a 500 più, dopo era 5, quindi tu proprio non riuscivi a, no, anche se è inconscia la cosa, però hai fatto fatica, perché ti sei aggrappato alla speranza che poi tornasse, era tornato a break even, era tornato in, quindi, però la price action ci diceva che poteva scendere, spostati, cioè proprio neutro, freddi bisogna essere, una macchina, onesti, bravo, bisogna essere onesti, bisogna essere, guardare quello che ci dice il prezzo. Come ti dicevo prima, entriamo con la price action, usciamo con la price action, a meno che non ci abbiamo messo un target, esce a target, va bene, ma questo è, gestiamo con la price action, spostiamo con la price action, entriamo con la price action. Così almeno abbiamo un modo molto oggettivo nel leggere la cosa e cerchiamo le emozioni di tenerle, come dire, gestirle, tenerle a bada il più possibile e non inserire altre cose. Tipo, lì è stata anche una questione ovviamente di ego, che è arrivata tua. Cioè, non volevi che un'operazione che ti sembrava perfetta era andata bene il giorno precedente, anche buona parte di quella giornata, addirittura più 500 e poi meno 5. Allora dobbiamo cercare prima. Potevo fare qualcosa prima? Sì. Potevi farla, potevi... non dico andare a break even, perché magari col dato dicevi, anche se noi il dato ci dovremmo entrare da qua e uscire da qua, se tu non sapevi che c'era il dato ti potevi una risposta. No, ma il dato ne stiamo parlando perché casualmente eravamo in trading room, no? Quindi tu aspetta, per concludere, sei entrato su questa posizione in Nea Zelanda, sei entrato al prezzo di 0,62,19, quindi sei entrato a qua. Ah, sei andato bello alto però. Eh sì perché allora, sul daily. Sul daily, vedi, però, se tu non fossi... Vedi che se tu avessi guardato comunque la conferma non c'era mai stata qui, su 4 ore. Però allora, se era così, perché io pensavo fossi entrato più qui... Allora, quindi, dopo che ti fa questa, che fa lo swing e rompe i minimi, si poteva spostare a break even. Capito? Ma siccome tu sei entrato a 19 sul daily, allora sì, questa qua è proprio, mi metto lì, mi fa questa, mi sposto qua sotto. 61,88, questo non serve mettersi tanto più distante, perché questa è proprio un chiaro sell-off. No? Falsa rottura dei massimi.
Quindi rispettiamo sempre il prezzo, sì, perché lì sono tutte le domande, l'offerta arriva lì.